Salpiamo da Taranto a bordo del Baionetta. Schierati sull'attenti, i marinai salutano la città che s'allontana, candida, luminosa nel nostro sole. 3 giorni di navigazione. Avvistiamo la costa siriana. Beirut si avvicina, candida e luminosa, nel sole dell'Asia. Issiamo la nostra bandiera. Dalle banchine navi inglesi ci rispondono. Sale a bordo, preceduto dal Cavash, il ministro d'Italia Alessandrini. Saluta il comandante e gli ufficiali del Baionetta. I monti del Libano biancheggiano ancora di neve, quantunque Beirut, vista dall'alto, paia un deserto di macigni calcinati dal sole. Confine tra la Siria e la Palestina. Ci è venuto incontro il viceconsole d'Italia. Stringe la mano al dottor Pizzirani, capo della nostra missione. Giungono 10 carabinieri per la tutela del nostro consolato a Gerusalemme. Il console generale Sirimbani ci addita la guerra. Il quartiere ebraico fascia a nord la città. Vi ha sede il palazzo dell'agenzia ebraica, la quale con la Ganà prese il comando e diresse l'organizzazione quando gli inglesi lasciarono la Palestina 13 ore prima del previsto. Città nuova e in poche ore è divenuta un mucchio di rovine. Spettacoli che speravamo non dover rivedere. È di nuovo la guerra così vicina alla pace. Procediamo ora verso la città vecchia, che è la zona araba. Lungo la via troveremo i posti di blocco. La guerra susseguita alla proclamazione di Medina Israel, lo Stato di Israele, non si è potuta circoscrivere ai soli elementi palestinesi. Gerusalemme non doveva diventare teatro di guerra. L'ONU aveva risolto che fosse governata da un suo rappresentante. I nomi qui parlano di pace. Chiesa del Santo Sepolcro, e un obice ne sfonderà la cupola. Altare latino del sacro monte Calvario, e la tomba dalla quale, come un forte inebriato, il Signor si risvegliò. Cruda e sanguinosa ebbrezza dei carri armati. Essi incrociano per le vie dei pellegrinaggi e dei conventi truppe della Transgiordania. Quando tornerà il silenzio dei colli santi, la religiosa persuasione di fratellanza che si esala da queste terre, messaggere del divino? Sia accettata almeno da ambe le parti la tregua di cui Bernadotte è negoziatore.